Qualcosa di orribile minaccia la nostra isola. Gli spettri dei samurai caduti sono tornati, chiamati da un altro mondo per salvarci. Quando i mongoli approdarono sulle coste, sguinzagliarono una terribile schiera di oni sull'isola. Questi demoni erano un pericolo per le nostre anime e gli spettri di Tsushima giunsero per affrontarli. Dicono che ci sia solo uno spettro, ma in realtà sono molti. Prima vi racconterò dei samurai. Loro combattevano per l'onore, la famiglia e il paese. I samurai non conoscono la paura e accettano ogni sfida. Ecco, ecco amici miei. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Andiamo con Ghost of Tsushima Legend che hanno incluso nel Plus, ragazzi. Quindi figata, incredibile. Incredibile, incredibile. Ok, raga. Perfectopulos, io direi. Allora. Molto, molto bello, eh? Ghost of Tsushima è spettacolare. Però credo che sia ancora PS4, eh? Ma la difesa è importante quanto l'attacco. Sconfiggere, tac, tac. Oh, mi fa male, eh. Mi ha fatto male. Certi attacchi sono inarrestabili. I guerrieri imparano a schivare questi colpi. Gli spettri hanno diversi strumenti. I kunai fermano il nemico. La lancia si batte con il giusto addestramento. E vai. Gli spettri suonano i tamburi per chiamare i kami in soccorso. Ah, hai capito? Che devo mettere?
colpisci il tamburo. Bello. I samurai possono concentrare il potere dei kami nella propria katana, prosciugando la vita del nemico. I migliori samurai sanno come padroneggiare la loro forza esplosiva. Gli spettri non restano impassibili davanti alle loro vittorie, ma esprimono il proprio successo. I samurai lottano per l'onore e per i loro signori. I libri di storia. I cacciatori sono tutt'uno con l'arco. Possono abbattere un oni dall'altra parte del campo di battaglia con un'unica freccia ben mirata. Cacciatore. Gira voce che ciao ragazzi, benvenuti. Possiedono capacità straordinarie. Possono acuire i loro sensi e individuare da lontano la presenza del nemico. Quando si trovano in alto, i cacciatori fanno piovere morte sul nemico. Ma i cinghiali sono questi qua, amici miei. Gli spettri prendono risorse preziose dai morti. Si dice che gli spettri possano arrampicarsi a velocità inaudita. In tempo di guerra, le storie sugli spettri danno speranza a contadini, guerrieri e signori di Tsushima. C'è chi lascia loro delle offerte. Un cacciatore sferra diversi attacchi con le sue frecce. Certe frecce penetrano le corazze più spesse, altre sono pervase dal kami del fuoco. I cacciatori creano frecce fulminanti per stordire i nemici. L'arco è imbattibile. Si concentrano prendendo la mira per scagliare raffiche con precisione. I cacciatori colpiscono a distanza. Gli assassini furtivi uccidono le loro vittime da vicino. Gli assassini sono ombre nella notte. Hanno abbandonato il codice samurai per l'arte della furtività e dell'inganno. Yes.
assassini si muovono invisibili nell'erba, restando nascosti finché non colpiscono. I colpi di un bravo assassino sono un sussurro nella notte. Spesso gli spettri salgono sui tetti per celarsi alla vista delle guardie. Volano silenziosi tra i tetti, come se fossero sospinti dal vento. Si calano dalle corde con grazia e disinvoltura. Tutto questo per infliggere un colpo letale. Gli assassini svaniscono nel nulla. Diventano spiriti invisibili, capaci di colpire alla sprovvista. Nell'oscurità! Gli assassini diventano una forza letale e inarrestabile. Si muovono a folgore tra i nemici. Wow. Gli assassini sono rispettati. Un ultimo spettro anima le nostre storie con gesta eroiche. I Ronin combatterono per la gente e gli spiriti di Tsushima. Questi guerrieri curano i compagni e, secondo alcuni, possono resuscitare i morti. I Ronin. Gli spettri collaborano per pianificare l'attacco perfetto. Ma ti hai premuto? Ti ringrazio. Seguimi. Quando uno spettro cade, i compagni non lo lasciano indietro. I feriti, gli spettri indicano ai propri alleati i luoghi importanti. Gli spettri possono chiamare gli spiriti dei cani in proprio soccorso in battaglia. Insieme siamo più forti. I Ronin non hanno padrone, ma non combattono da soli. Nel momento del bisogno, i Ronin curano i compagni feriti. Ah, fa così, cura tutti. Lottano insieme contro il male che minaccia il nostro paese. Risvegliati dai mongoli che devastano il mare e le coste, gli Oni massacrano interi villaggi. I demoni calano dalle montagne e gli spiriti maligni sorgono dalle antiche tombe. Tsushima ha bisogno di questi eroi ora più che mai.
Ascoltate attentamente le loro storie e aiutatemi a scoprire ciò che non è scritto. Aiutatemi a scoprire le leggende di Tsushima. Figo. Facciamo samurai. Ho tante leggende in serbo per voi. Social? Ho visto social. Ok. Ma la campagna per il giocatore singolo l'ho già platinata. Quale di queste leggende vi interessa? Una storia atroce. Quale leggenda vorreste ascoltare? Proviamo una partita online. Vediamo un po' com'è e poi andiamo su. Ciao. Hello, ma'am. Hello. Ok, adesso incominciamo, raga. Crepuscolo e cenere. Il regno di Io inviò oni e orrori per spargere terrore. In una bolgia di fuoco e cenere, il paese venne sommerso da paura e distruzione. Chiamati ad affrontarli, gli spettri li sconfissero, sebbene inferiori di numero. Ok, dai, proviamo la prima partita, my first game. Che botta. Aia. Uno degli Aia. Spettri non poteva più combattere. Thank you, grazie. Ciao boss. Allora, io sinceramente stavo proprio provando il gioco così, Nutella. Sicuramente ci sarà un altro giorno in cui possiamo giocare insieme. Perché sto solo provando, poi devo andare in live con Horizon Forbidden West. Però sul canale metti nei commenti, like, comment, ok, e ho iniziato oggi. Allora, io Ghost of Tsushima l'ho platinato, sono riuscito ad arrivare a platino tanto tempo fa e ho acceso adesso proprio, lo sto provando adesso, quindi mi farebbe piacere giocare con te. L'unica cosa che mi devi lasciare nei commenti sotto il video, oppure ti puoi iscrivere al mio canale Facebook. No dai, sono proprio un minchione. Guarda il tamburo, curati, vai dai, curami. E lasciarmi il tuo nick, o se no pure. Quindi viro qui, così possiamo farci qualche partita là insieme. Se però mi segui o su TikTok o su Instagram, possiamo metterci d'accordo anche quando fare la partitella, capito? Perché
Adesso ti dico soltanto che domani esce Gran Turismo Sport Dark Ghost. Aspetta solo un secondo, perché se lo becco sulla live, se no devo, me lo riscrivi ancora. Aspetta solo un secondo, vediamo. Non avevo attivato la campanellina. Mi fai una cortesia, me lo puoi riscrivere che poi vi faccio lo screen? Che sono dentro adesso. Lo spettro non riusciva a sollevarsi. Se riesci a riscrivermelo per piacere. Eccolo qua, grandissimo. Bello. Mi sono fatto lo screen. Dopo, quando ho un attimo di tempo, ti aggiungo e possiamo giocare a questo gioco, ok? L'unica cosa è che per poter giocare... Uno spettro. È bello comunque, molto bello. Come si dice? Questo che cazzo è? No, è il Legend, è la prima volta che lo faccio. Quindi sono livello scrauso. Ok, dai. Ti aggiungo e poi dopo facciamo... Iscriviti sui social, tanto sono come Marco Drums Games dappertutto. Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, eh? Così poi ci mettiamo d'accordo. Ciao, grazie mille che sei passato. Ciao, Mitico. Ok, il faro. Perché due vanno al faro e l'altro invece va di là? Ah, così, tanto. Petro andò a segno. Perché sono lì? Che cosa vuol dire? Bisogna conquistarlo? Voi ragazzi insieme siamo più forti. Il nemico ferì uno spettro. Cacchio, aiuto. Mi sono messi male. E tu sei morto. Prima partita, primo moratorio. No. Dai. Bene, facciamo un'altra veloce, visto che servo per voi. Scegliete e io narrerò. Partita rapida. Storia, sopravvivenza, rivali, sfida. Tra le mie preferite. Beh, proviamo storia, dai. Vediamo un attimo com'è. E poi cambiamo joke. Questa è una storia di sangue e mestizia, di quando i mongoli rapirono i gemelli di Tsushima per catturarne le anime.
L'isola pregò i guerrieri di salvare i gemelli. Gli spettri risposero all'appello. Rintracciarono i gemelli rapiti in un campo mongolo. Ciao ragazzi, mitici! Allora, sto provando con questo Tsushima la storia. Volevo far solo una partita, invece mi sono ritrovato a farne un'altra. Molto carino, non riesco a capire dove cazzo devo andare. Dove devo andare? Dove c'è il vento? Senza frecce. Parola. Cazzo. Vabbè, sono da solo. Quindi si ricomincia dal checkpoint. Vabbè, non avevo neanche... Mi sono fatto proprio questa marda stupida. Non vi devo neanche far vedere. Così fa un veloce. Aspetta, perché... Dove ho ammazzato quei due che erano giù qui? In teoria dovrei recuperare le frecce. Bah. Gli spettri seguirono le tracce dei prigionieri nel campo. Ma i gemelli rapiti erano svaniti nel nulla. Solo alcune tracce di carri nel terreno permisero di capire dove erano andati. Gli spettri seguirono la pista. Tre colpi. Ah!
L'oscurità dimorava negli occhi dei segno del loro tetro legame. Queste seguirono le tracce dei prigionieri nel campo, ma i gemelli rapiti erano svaniti nel nulla. Solo alcune tracce di carri nel terreno permisero di capire dove erano andati. Gli spettri seguirono la pista. L'oscurità dimorava negli occhi dei mongoli, segno del loro tetro legato. Legami spezzati. Gli spettri trovarono i carri, ma non i gemelli. Restavano solo i segni delle ruote che scomparivano nel bosco. Gli spettri proseguirono, decisi a salvare i gemelli di Tsushima. I gemelli venivano usati per migliorare i soldati mongoli con un terribile potere. Ma gli spettri non sapevano che potere fosse. Per ora potevano solo... C'era un carro mongolo sulla strada. Una scorta ne proteggeva il misterioso carico. Peace.
volta uccisi i nemici, gli spettri poterono ispezionare il carro. Allora fecero una macabra scoperta. Cuori umani, appena estratti dai gemelli di Tsushima, si misero in marcia seguendo le tracce del carro. Raccogliendo i cuori dei gemelli di Tsushima, gli Oni potevano legarsi gli uni agli altri, così da avere una forza vitale impossibile da spezzare, finché uno dei due era in vita. Gli spettri giunsero a un campo e affrontarono quei macellai. Ugh!
No dai, allora io stavo parlando con voi con il microfono spento. Ioni caddero sgominati dagli spettri, non avrebbero più predato i gemelli di Tsushima, ma c'era pericolo ancora più grande. Solo un potente Onibaba poteva legare tali spiriti, ma questa è una storia per un'altra volta. Allora, il bello è che dovete seguire l'aria, il vento, vi dice dove andare. Eccolo. Avevo il microfono spento, raga, scusate. Bello, bello. Capitolo 2, non ho preso un cazzo. No. Grande. Bella, grado 3. Grande Marco Drums. Bello. Ok, figata. Ok, ragazzi, io... Le gesta degli spettri sono innumerevoli. Ve ne racconterò una. Aspetta un attimo. Allora, io la campagna ce l'ho già perché l'ho platinato. Ok. Cacciatore. Ronin, vabbè, chiaramente non ho fatto niente, ma è bello completo comunque, eh? Ok. C'è un arcato da 10, Bello, bello, ci sta. Ok ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo alla prossima live tra poco da Ghost of Tsushima, è tutto, ci vediamo. Ciao mitici, seguitemi su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Twitch. Ciao.